Ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, come avrete potuto già vedere dal titolo, parleremo di trend del 2022, quindi quelli che secondo il mio parere, quindi non il parere di tutti, il mio parere personale, potranno essere ancora di tendenza quest'anno, secondo un po' le movenze che sto vedendo tra social, fashion week, eccetera, eccetera. Quindi li ho elencati tutti qua, oggi mi servirò del mio bellissimo computer. Ho elencato 6 punti esattamente, che potrebbero essere tranquillamente mischiati, ma era per un ordine mio mentale. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, iniziamo con il video. Tra l'altro, porca troia, mi fanno un male cane le labbra, che sono tutte screpolate, sto mettendo il burro cacao tutti i giorni, ma... Avete presente il film Monster & Co, Mike Wazowski, nella parte in cui li risucchiano le labbra? Io mi immagino un po' quella scena lì, che ve la lascio qua, comunque... Vabbè, comunque, iniziamo col video. Il primo punto che mi sono segnato qui, e ho scritto appunto Kanye West, ovvero persona super influente che sta di nuovo influenzando con i suoi outfit. Total black, con questi pezzi di Balenciaga sempre addosso, appunto con, diciamo, il suo stretto contatto con Demna, con cui ha fatto appunto la tricollaborazione Gap, Yeezy e Balenciaga. Infatti si vede che, diciamo, non so cosa avranno complottato queste due persone, però comunque sta diventando super influente. Anche sui social si vedono tantissimi outfit black, total black, con appunto questi capi di Balenciaga, come le Balenciaga Croc, scarpe super oversize. E infatti vedo un po' questo, diciamo, ritorno al 2018, quando Balenciaga faceva uscire le Triple S, tutte le persone che impazzivano con le Triple S, che andavano sold out. Fatti conto che c'erano le file, mi ricordo, in via Santo Spirito, Monte Napoleone, dove c'era appunto prima il negozio di Balenciaga, c'era la fila per prendere Balenciaga Triple S, 800 euro di scarpe, e andavano sold out. Quindi vedo un po', diciamo, di nuovo quell'attenzione super focus su Balenciaga. Infatti, vabbè, Kanye ha già aiutato in modo non irrilevante a dare, diciamo, molta luce di nuovo a Balenciaga, molta attenzione al brand, secondo me, in modo super forte. Qui vi lascio per esempio un po' di outfit che ho trovato appunto su Instagram, che di persone che seguo, che appunto sono su quest'onda di trend, eccetera, eccetera. Come anch'io recentemente, per farvi capire, ho fatto un fit molto, diciamo, Kanye inspired, con i cuffioni, cappuccio, felpa di Balenciaga, quindi quello stile lì, quindi total black, senza sneakers, quindi no sneakers, con appunto scarpe, diciamo, un po' diverse dalla solita sneakers, che può essere Nike, Adidas, eccetera, eccetera, ma parliamo principalmente magari di Rick Owens, Balenciaga stesse, Balenciaga Crocs, eccetera, eccetera. Quindi questa sorta di stile qua, secondo me, questa tipologia di vestire sarà super forte in quest'annata, quindi sarà sicuramente un trend del 2022, e già adesso lo è molto forte. Un altro punto che ho segnato sono i puffer super oversize, giacche super oversize, appunto sempre facendo riferimento a Easy Gap, per farvi capire, la round jacket, giacca super oversize, ha fatto, diciamo, ritornare un po' questi puffer super oversize. Cioè, io che navigo su Instagram molto spesso, ovviamente lavorandoci e standoci tanto tempo, vedo sempre di più queste giacche super oversize. Infatti, come potrete vedere anche quest'anno, Moncler si è mossa in questo campo, sempre parlando appunto campo oversize puffer con Ding Yun Zhang. Mi sono andato un attimo a cercare il nome perché non me lo ricordavo assolutamente, con questi puffer super oversize molto molto particolari. Alcuni penso che verranno messi solo ad esposizione, come vi lascio qua comunque nelle foto per farvi un po' capire cosa intendo. Niente, sono molto fighi da vedere, è una cosa che io non riuscirei mai a mettere, però sono molto belli. Comunque vedo molto questa direzione di oversize puffer, di giacche molto grandi, che a me piace, però fino a un certo punto. Cioè, nel senso, è un trend che sta andando molto forte, però non per forza, se è un trend, voi lo dovete indossare. Io vi consiglio sempre comunque di avere il vostro stile. Cioè, nel senso, a me piace l'oversize, ma fino a un certo punto. Perché sennò veramente si ritorna tipo al 2016, dove io ero così e prendevo le magliette XL, XXL, perché era un trend di quel momento lì, con i pantaloni un po' super skinny, strappati, che... stile che meno male è rimasto nel 2016-2017. Un altro trend che secondo me anche quest'anno sarà super forte saranno le varsity jacket. Le varsity jacket già anno 2021 sono andate fortissime. Le più belle uscite secondo me anno 2021 sono state quelle di Louis Vuitton, e voi direte anche grazie al cazzo, perché sono varsity jacket che costano 5.000 euro. E anche quest'anno secondo me saranno super presenti. Infatti anche nella sfilata Fall Winter 2022-2023 Louis Vuitton, che ha sfilato appunto, ha fatto vedere queste nuove tre varsity jacket che vi lascio qui, dove la cream è veramente assurda, veramente bella bella. Il back non mi fa troppo impazzire, che c'è tipo un coniglietto, non mi fa impazzire, mi piace molto di più il davanti. È tanto pasticciata perché c'ha, diciamo, tutte queste patch anche sulle maniche, però è molto bella, di questo color cream, questa qui rossa e poi anche questa qua viola, molto molto bella. Questa, diciamo, mossa di Louis Vuitton di far sfilare e ancora avere come, diciamo, come punto focale queste tre varsity, e un denim che era uscito tutto lavorato, che era fighissimo, incompleto. Io mi ricordo della sfilata che ha fatto queste
questi quattro pezzi, quindi secondo me c'è ancora ci sarà ancora moltissima attenzione per quanto riguarda Varsity Jacket anno 2022, per, ripeto, il mio onesto parere. Altre persone possono pensarla in diverso modo. Infatti, se avete opinioni diverse dalla mia, vi invito a commentare qua sotto, perché ovviamente ognuno la pensa a modo suo, magari si potrebbe creare un dibattito interessante tra quali saranno, secondo, diciamo, anche sotto le persone che commenteranno, i trend del 2022. Quindi, a mio onesto parere, anche il 2022 le Varsity Jacket saranno un pezzo che andrà fortissimo. Poi, ovviamente, non ditelo a nessuno, ma anche le mie non sono male. Bisogna ammetterlo, anche le mie non sono assolutamente male di Varsity Jacket. Ve le lascio qui. Un altro punto che ho segnato è less sneakers, più scarpe differenti, ovvero cosa significa? Secondo me ci sarà una minore attenzione riguardante il mondo sneakers anno 2022. Già nel 2021 secondo me era andata un po' a scemare come cosa, cioè nel senso, io poi parlo sempre anche riguardo il mio parere, ma io nel 2021 non sono stato così interessato all'ambiente sneakers, quindi Nike, Adidas, New Balance, eccetera eccetera, ma sono stato più interessato, diciamo, ad altro. Infatti qui per esempio ho scritto: non guardo più nemmeno le drop date sneakers app. La mia sneakers app è cancellata penso da 8 mesi, perché veramente, a parte che non ho, vi giuro, mai vinto una singola scarpa, e penso sia stato uno dei primi ad averla scaricata quell'app, non ho mai vinto una singola scarpa, e sti cazzi. I resell delle scarpe che escono sono sempre più vicini ai retail, cosa che non succedeva anno 2019-2020. Tu ti ammazzavi per prendere una scarpa, almeno il doppio ce lo facevi, doppio triplo del prezzo ce lo facevi. Adesso anche una Jordan 1 che esce ci fai 30-40 euro in più, dipende poi ovviamente dal modello eccetera eccetera. Però secondo me è un qualcosa che sta diventando troppo oversaturated, troppo saturato, cioè sta diventando troppo, cioè troppe scarpe, troppi colori che non ci stai neanche più dietro. A me infatti non me ne frega veramente più niente delle sneakers, che a volte magari i ragazzi mi scrivono su Instagram: ehi Luca, ma cosa ne pensi della Jordan 4 che esce sabato, della Jordan 1 che esce settimana prossima? Io la guardo e dico, cioè io non sapevo neanche uscisse una roba del genere. Infatti, cioè, ne stanno facendo uscire talmente troppe che secondo me stanno un po' scoppiando. Cioè, ripeto, poi sempre per il mio onesto parere. Infatti io sono molto più interessato adesso, quando magari devo parlare di sneakers o scarpe, vengo interessato da altro, non lo so. Cioè, scarpe differenti, che siano Rick Owens, Bottega, Balenciaga, eccetera eccetera. Però ovviamente sono anche scarpe un po' complesse da mettere. Non le metto quasi mai, anche io sono una persona che mette principalmente sneakers, però quelle che ho, cioè nel senso, quelle che ho mi va bene. Poi io ne ho anche tante e anche belle rare, e mi va bene quelle, non, però non vado, diciamo, capito, a comprare nuove release che stanno uscendo. Se infatti avete notato, io nell'anno 2021 non ho fatto neanche top 5 sneakers del 2021, perché non volevo farlo. Secondo me non c'erano sneakers per fare un top 5 del 2021. Su questa parte sono molto curioso di sapere cosa ne pensate voi, cioè nel senso, non ve lo dico per fare commenti più sotto il video, tanto non monetizzo su YouTube, è per veramente sapere anche un vostro parere, perché è una roba super interessante. Cioè, a me è veramente calata la cosa di sneakers. Infatti io sto notando anche questa cosa, negli ultimi mesi non sto neanche mettendo più Jordan 1, cioè raramente metto Jordan 1. Infatti non lo so, è una cosa strana, un feeling strano. Infatti vorrei sapere anche il vostro parere sotto nei commenti. Qui nel punto vicino a questo ho scritto che ci sarà secondo me un ritorno delle Chunky Shoes. Sto rivedendo appunto questa attenzione a queste tipologie di sneakers, quindi Balenciaga, Bottega Veneta, Rick Owens, che c'era tot anni fa. Cioè non c'era l'anno scorso o 2 anni fa, ma era tipo 2018, 2019, una roba del genere. Infatti non so, c'è questa cosa qui che sta colpendo anche me, cioè nel senso, io sneakers ne metto sempre di meno, ma cerco quando posso, quando magari devo uscire per determinate occasioni, non mi metto la sneakers ma mi metto altre scarpe, quindi le scarpe che, per chi mi segue sul mio canale YouTube, io definisco le scarpe da sera. Poi ovviamente, piccolo disclaimer, io tutte le sneakers che ho le adoro, non le vendo, sennò sarebbero già tutte in vendita, mi piacciono tantissimo, solo che non ho, diciamo, questo feeling che avevo nell'anno 2019-2020 di indossarle come oggi. Cioè nel senso, oggi se devo magari uscire la sera non mi metto una sneakers, se devo uscire magari anche di giorno non mi metto una sneakers. No, beh, questa è cazzata, io di giorno le sneakers le metto, e come se le metto. Però diciamo, tendo a mettere quelle più semplici, cioè le sneakers più semplici che ho, quindi adesso lì, prima di uscire, aspetta, adesso la vado a prendere. Adesso che per esempio tra pochi minuti devo uscire di casa, metto questa sneakers qua, che è molto semplice, cioè nel senso, questo, tra l'altro devo togliere anche la carta,
se no il cazzo che la metto. Quindi questa qua, per chi non la conoscesse, Air Force One Comme des Garçons, uscita non mi ricordo neanche quanto tempo fa, pelle bellissima eccetera eccetera. Questa la sto per mettere, e la sto usando veramente tanto, cioè qua lo vedete anche, e niente, cioè nel senso, cioè mi sa, non so, sento nell'aria questo trend, oppure magari me lo sento io, non lo so, di mettere sempre meno sneakers, o meglio sneakers un po' più semplici che non danno troppo nell'occhio, come potrebbe essere, non so, la Jordan 1 con colori super accesi, Jordan 1, Jordan 4, New Balance, anche la 550, per quanto riguarda il mio onesto parere ha fatto così, cioè è arrivata a un certo punto che poi hanno deciso, ok, boom, vediamo che vendono, ok, sputtaniamole, facciamo 500.000 colori e sta facendo così. Cioè, c'è questa, diciamo, troppa saturazione che sta accadendo ultimamente anche con le Dunk, con delle Dunk, quanti colori sono usciti? Cioè, io ormai ho perso il conto, saranno usciti, boh, 50, 60 colori di Dunk, ma come le, ripeto, le New Balance 550, nel giro di 6-8 mesi hanno fatto 20-30 colori, tutto ovviamente GR per renderla accessibile al pubblico ci sta, ma a me piaceva, diciamo, molto di più la New Balance, cioè quando appunto erano usciti 10 colori, quindi quei 5 che erano di Emilion Doré e gli altri 5 che erano comunque GR, che e l'avevano fatta Total White, che era super bella, volevo anche prenderla, poi ne hanno fatte 10.000, e boh, cioè nel senso stanno, diciamo, un po' spingendo, non lo so, magari anche loro lo sanno, che dicono, ok ragazzi, spariamo tutte le cartucce, perché qua secondo me siamo, non lo so, boh, questa qui è una mia impressione, poi magari posso dire anche le cazzate più grosse sulla terra, ma è una mia impressione. Un altro punto che ho segnato qui ed è l'ultimo punto, fatemi sapere nei commenti se magari voi ne avete un altro in mente che state notando eccetera eccetera. Un'altra cosa che sto notando che c'è tantissima attenzione sopra, che secondo me aumenterà ancora nell'anno 2022, sono le hoodie o le crew neck con una bella color palette, quindi che sia brown, sand, lilla, azzurro, verdone. Io sto vedendo proprio su Instagram, oltre a queste persone che si vestono total black, anche un'esplosione di queste felpe con bellissime color palette che stanno molto andando, secondo me anche qui aiutata dal fatto di Easy Gap, che ha fatto queste tutte perfect hoodie, che perfect non sono, adesso diciamolo tutto, tra l'altro mi è anche arrivata da andarla a prendere dopo 10 mesi che l'aspetto, ho preso quella nera e quella blu perché volevo vedere come fossero. E niente, sto vedendo appunto anche questa focalizzazione su questi prodotti altissima, quindi appunto ripeto, bel fit, clean, bellissime color palette, poi adesso che si avvicina la primavera sono la cosa più bella da mettere, cioè io le indosserò tantissimo, pantalone semplice, che sia vintage o no, con sopra una bella hoodie, con una bellissima color palette, sneaker semplice, secondo me è fighissimo. È una cosa che appunto sto anche notando su Instagram, che molta gente inizia a mettere queste felpe colorate, che è molto bello, cioè nel senso, finalmente un po' di colore alla vita, e non ci vestiamo sempre total black, che è un colore che, ripeto, io il nero adoro tantissimo, però magari principalmente la sera. Di giorno, se posso vestirmi, diciamo, un attimo un po' più colorato, sai, comunque adesso è finito l'inverno, magari sto Covid è un attimo ancora un po' più finito, riniziamo un attimo a vivere, sperando che, adesso non voglio parlare di politica, sperando che dall'altra parte non scoppi una guerra, speriamo che si possa, ripeto, iniziare un attimo a vivere, bello, no? Vestirsi un attimo colorati con un po' di colori, no? Un po' d'allegria. Ragazzi, per il video di oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, spero inoltre che anche questo video vi abbia alleggerito un po' il vostro pomeriggio, la vostra giornata, il tutto, spero che io vi possa portare delle belle vibes ogni volta che vi faccio un video, è comunque anche il mio obiettivo un po' principale, avere, diciamo, questa sorta di connessione con voi, tanto ripeto, io con YouTube non monetizzo né altro, mi piace comunque fare video, dire un po' la mia, avere, diciamo, questi miei 10 minuti di libertà espressiva, che mi fa sempre piacere comunque. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e niente, salve. Oh, 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 she said she wants some more, yeah. Some Luther Vandross, a little of me.